Eccoci qua, allora sapete oggi abbiamo un amico, è dolcissimo, bravissimo, Gino Fabbri, quante volte sei stato campione di un milione di cose, quante volte? Ma guarda, io sono stato anche campione, però il discorso Alessandro sai quando siamo campioni, quando riusciamo a gratificare i nostri clienti, quando riusciamo a gratificare le persone che ci sono vicini, allora io lì mi sento veramente campione. Ma io guardavo prima, fammi vedere la tua mano per favore, guardate! Io già se faccio i tortelloni, dopo, fossi capace di fare i tortelloni, già sono grandi quelli, farei solo i tortellacci, farei, figurati i tortellini. Io tutte le volte che ti guardo rimango, non dico impressionata, affascinata. No, guarda, sai che cosa c'è? Io rimango affascinata quando voi chiudete i tortellini, perché per me è sempre un'operazione meravigliosa. Guarda, intanto ci hai portato un regalo. Allora, adesso io questo è il nostro Pandoro. Una scatola qua, bellissima anche, fra l'altro. Questo è merito delle mie donne, perché sai che in casa mia io faccio tutto quello che mi dicono le donne. Bravo, ecco. Ma questo dovrebbe essere in tutte le case. Ma io credo che lo sia, molti non lo vogliono ammettere, ma io credo che lo sia così dappertutto. Sì, garantito, chi non lo vuole ammettere dice solo delle bugie. Ecco, questo è il nostro Pandoro. Ma Valeria che opera in laboratorio, Viviana che segue la comunicazione, Morena che segue la mia moglie, che segue la confezione e l'amministrazione. Bellissimo. Ecco, loro tutti gli anni fanno una scelta sui colori, anche le confezioni regalo sono in abbinamento. Sì, perché si regalano anche, non solo si consuma, è un prodotto che si regala. Anche perché è un bellissimo presente. Io credo sempre che nel nostro settore, soprattutto la pasticceria, si vende già con gli occhi, perché quando entri nel nostro locale praticamente la gente lo compra. E questo è il panettone, questo è il nostro panettone classico, fuori, glassato. E questo, guardate qua. Poi naturalmente ne facciamo anche di altri due o tre tipi, quello al cioccolato, ne facciamo uno. Ormai il panettone è diventato un dolce. Sì, ecco, perché io ritengo, per fortuna, che il 70-80% la fa ancora il tradizionale, perché io credo nel tradizionale, perché è quello che io ritengo. Io anche lo compro sempre tradizionale, lo prendo sempre tradizionale. Però è bello che invece si sia anche voluto e vada incontro a tutti, alle esigenze di tutti. Assolutamente, io credo che visto che abbiamo qui il certo giro. Allora, vedi, lì ho, dato che io vengo dalla campagna, lì c'era mia nonna, faceva il panone, che non è altro che una trasformazione del certosino, che si faceva però in città e tra l'altro molto molto vicino qua, perché è nato qua al Meloncello, perciò l'abbiamo a pochi metri, e invece in campagna si faceva il panone perché era un po' più morbido, mettevano il lievito e mettevano le uova, di conseguenza la base più o meno è la stessa, solo però, che con l'aggiunta qua c'è per un po' di ammoniaca nel certosino, sì, cos'era? Io ricordo con una mia nonna che lo preparavano, perché era il regalo di una famiglia a un'altra famiglia, c'era la firma, quindi andavano conservate un po' di noci, quando c'erano le noci, un po' di, come si dice, nocciolo d'ammoniaca. L'albicocca, l'armellina dentro l'albicocca. Esatto, sì, allora, noi tarcino, cioè noi bimbi dovevamo sapere che ce n'era una parte che doveva rimanere, perché nel momento in cui si faceva il certosino erano contati. Mi ricordo. Dovevano sapere, quelli mettevano su quel nastro di legno, forse e gira aprilla tutti i giorni, ogni due giorni, ogni tre giorni, gira aprilla di sopra e di sotto finché non era maturo, perché quando era maturo solo allora ci facevano passare con il pennellino. Sì, sì. E hai ragione, perché? Perché non avevamo internet, non avevamo i social, non avevamo libri, non avevamo scuole, però anche se sembravano ignoranti, ma avevano una cultura incredibile. Perché? Perché loro sapevano che dei dolci dove c'era il miele dovevano essere prodotti almeno un mese e mezzo, due mesi prima, perché l'enzima del miele ammorbidisce il prodotto che tu fai nel tempo, perciò un po' se prendiamo i biscotti tirolesi dell'Alto Adige, sono tutti prodotti già a ottobre-novembre, perché a dicembre sono più morbidi. Vedi che allora viene giusto, come mi diceva mia nonna, quando io chiedevo il perché, che avevo sta mania di chiedere il perché, mi è rimasta anche un po',
Lei mi diceva, lascia stare perché fa a sfaxè. Sì, sì, sì. Dicevano, non sapevano perché, ma sapevano che andava bene e dice fai come devi fare, punto e basta. E mi sembra che abbia imparato molto bene questa cosa, perché i prodotti sono veramente notevoli. Quanto ne state facendo dei panettoni? Tanti, tanti, tanti. Noi andiamo avanti con circa 2 quintali al giorno di panettoni, ma non possiamo farne di più, assolutamente. Siamo già al limite. Al limite anche perché, vedi Alessandro, è un po' come quando parliamo dei tuoi prodotti, non è solo fare il ripieno, dopo bisogna anche fare la sfoglia, bisogna anche chiuderli, eccetera, la confezionatura che è proprio. E allora noi diventa la stessa cosa, fai l'impasto che già è lungo, fai la cottura, poi il giorno dopo quando sono freddi devi sacchettarli, poi li devi confezionare, perciò quando tu li vai a impastare non è altro che l'inizio di un processo che diventa molto lungo. Che ci vuole lo spazio, ci vuole del tempo, tira su sta roba, tira su. Insomma è un gran bel mestiere il suo come il mio e noi siamo contentissimi quando arriva Natale, perché arriva Natale una volta l'anno. Esatto, esatto, esatto. Ma insomma ragazzi, buon Natale. Buon Natale. Con tortellini, panettoni, pandoro, esatto. E soprattutto tanta compagnia. Esatto, e tanta convivialità. Sì. Come si dice a Buon Natale. Buon Natale.